Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Edoardo Pracucci, che mi chiede di parlare del film del 2013 di Gus Van Sant con Matt Damon, scritto, prodotto e che doveva essere anche diretto da Matt Damon, che chiamò all'ultimo momento Gus Van Sant e il suo amico per dirigerlo, Promised Land, un film sulla carta molto interessante, con delle scene ottime, con una grande Frances McDormand, un grande John Krasinski, un ottimo Matt Damon, che gli attori funzionano molto bene, così come è bella la fotografia, il montaggio. Questa storia di questo agente di un'azienda petrolifera che viene mandata praticamente a comprare le terre di questi contadini, che praticamente risponde quasi sempre appunto con l'acquisto, perché pensano di andare insomma nel classico luogo devastato dove non c'è un cazzo, dove tutti sicuramente accetteranno molto volentieri. Ci va lui e Frances McDormand, invece non si rendono conto che quando arrivano in questo posto ci sono molti problemi, perché un attivista, l'interpretato da John Krasinski, del posto, e comincia a andargli di controbrutto, e di lì poi tutta la storia. Allora, quindi, in questo gioco di potere, dove appunto i nostri protagonisti sono questi che devono avere i diritti di per trivellare, insomma, sarebbe un film anche interessante in un certo senso, perché Matt Damon se l'ha scritto, insieme a Krasinski l'ha prodotto, 118 milioni di dollari tutti buttati, perché ha avuto uno scarsissimo successo di critica e di pubblico. Probabilmente non era nelle corde pure di Gus Van Sant un film del genere, perché è una denuncia molto sfacciata, anche intelligente in un certo senso, volenterosa da parte di Matt Damon, questo ecologismo, giustamente in America, la distruzione anche delle piccole città, la deflagrazione di un certo tipo di cultura. E qui insomma ci sono però delle cose di scrittura che non tornano, non si capisce come fa uno come questo video di Matt Damon, che è uno dei capi, a non sapere i danni che fa le trivellazioni. E poi secondo me è la regia di Gus Van Sant, che solitamente è molto mobile, è molto narrativa, come in Elephant va lentissima dietro ai suoi personaggi, in altri film come Belli e Dannati riesce a muoversi in maniera ancora molto più mellifera, in film come Cowgirl, quello che c'era lei col pollicione, riesce a essere divertito più. Qui secondo me fa la classica regia in colore, nel senso che comunque il mestiere c'è, i quadri sono belli a livello tecnico, ma non c'è nessuna cuore, secondo me è stato puramente chiamato, che ha svanzato, hanno fatto pieni, alla fin fine ci si trova di fronte a un'opera che sembra incompiuta, perché la scrittura non è male, i personaggi non sono male, sono anche ben interpretati, ma ripeto, quello che non convince è proprio come viene narrata questa storia, va piano, non prende come dovrebbe prendere, e probabilmente Matt Damon gli ha dato troppa fiducia, ha pensato che Gus Van Sant bastasse per tirar su forse una sceneggiatura piena zeppa di voglia appunto di denunciare, di voglia di dire tante cose, ma probabilmente quando si vogliono dire troppe cose, si vogliono urlare, si vogliono cercare però di nascondere sotto una patina, diciamo così, di autorealità, alla fine le urla si perdono nel mare, e quindi è come urlare da soli. Di sicuro non è un brutto film questo Promised Land, è un buon film, un film discreto, si guarda, ed alla fine comunque anche questo Promised Land io lo vidi al cinema, di sicuro non mi annoiai, lo guardai volentieri, dissi ammazzo mi sono messi di merda in America per quest'osa video, e poi ho pensato ma mi sa che siamo messi così in tutto il mondo, e alla seconda volta quando l'ho rivisto sinceramente ho visto che il film era molto più falloso di quanto non mi era garbato la prima volta, perché la prima volta sinceramente mi garbò molto, poi cominciai a trovarci proprio dei problemi a livello filmico.